Vi ringrazio per essere qui, per partecipare a nome di MFM e di TomTom e vi presento i relatori di oggi. Dunque, noi iniziamo più o meno adesso, il webinar sarà abbastanza discorsivo, nel senso che non sarà una cosa, almeno ci auguriamo, netta di confini con relatore che inizia e finisce, ma sarà una specie di tavola rotonda. Quindi a fianco a me Monica Sevillo, che di AMFM è presidente. Io almeno nel mio riquadro vedo in basso a sinistra Chiara Angiolini di TomTom e in basso a destra Raffaele Genuerino di TomTom. Si alterneranno loro due nella anamnesi di ciò che TomTom sta facendo in un'evoluzione che parte da lontano, insomma, io dico anni 90, sperando di non sbagliare troppo con Teneatras, forse anche 80, però di fatto, insomma, parliamo di un trentennio di informazione geografica votata all'automotive. Io quello che vorrei fare come breve introduzione è una riflessione molto semplice legata al fatto che oggi si parla molto. Ecco, chi avesse il microfono acceso e che ne sia stato in qualche modo abilitato è pregato di spegnerlo perché sentiamo un po' tutti i rumori di fondo che disturberebbero un po' la trattazione. Dicevo, l'introduzione è molto semplice. Noi abbiamo assistito recentemente a una battaglia tra giganti dell'informazione geografica relativa all'automotive e qui una riflessione interessante perché per noi automotive è un segmento dei dati geografici, mentre per i mercati un po' più generalisti, automotive sono le automobili. Per noi è soltanto una parte che però è fondamentale, sempre in grande subbuglio, sempre in grande fermento, di ciò che pertiene, diciamo, l'accompagnamento dell'automobilista, ma anche del pedone, del turista attraverso PC, smartphone, navigatori e soprattutto nei percorsi infrastrutturali, viari, stradali e non solo. Ciò che a me preme un po', e con cui vorrei iniziare, far iniziare Chiara, è, come si sta muovendo TomTom sul fronte della quella che io chiamo guida semiautomatica, che non è ancora la guida autonoma, diciamo che si, presenta insomma anche un po' commercialmente e che è ancora un po' distante. Ecco, Anna, dovresti far ridurre, diciamo così, il microfono di coloro che ce l'hanno Sì, sto accesi, perché cercando di capire chi è che... altrimenti non riusciamo ad andare avanti. Ecco, dicevo, chiedo, inizio a chiedere a Chiara come sia la posizione di TomTom su un segmento, su un mercato interessante che comincia a essere quello dell'indoor mapping. Quindi ci sono dei paesi che hanno dato accesso, si parla di Ungheria per esempio, ma anche altri, ai parcheggi multipiano custoditi rispetto ai quali, a fronte di planimetrie dettagliatissime dei posti auto, l'automobilista è guidato da un percorso, insomma, che lui realizza da casa sua, evidentemente, o dal suo ufficio, fino alla destinazione finale, direttamente al posto auto a lui assegnato dentro un parcheggio pubblico a pagamento, dove il navigatore disponga e predisponga già la planimetria del parcheggio stesso. Ecco, su questo fronte TomTom si sta muovendo come altri oppure punta su, diciamo, capabilities e su segmenti di investimento differenti. A te, Chiara. Allora, buongiorno innanzitutto, grazie per l'invito a partecipare a questo webinar. Piccola presentazione, io appunto sono Chiara Angiolini, sono Associate Partner Development Manager di TomTom per i paesi del Mediterraneo sostanzialmente. Ma per rispondere alla domanda di Valerio Zunino,
Allora, il TomTom ogni anno rivede quelli che sono i trend e quelle che sono anche le esigenze, le cose nuove che stanno uscendo, tutto sommato, per essere sempre più allineati con prodotti e servizi che siano allineati con questi trend. Non bisogna nascondere il fatto che il 2020 col Covid-19 ha portato a tutta una serie di conoscenze di nuove esigenze che prima non c'erano e questo ci ha permesso di aprire, diciamo, non solo gli occhi, ma ad andare ad analizzare e conoscere anche nuovi movimenti, nuove richieste, sempre più customizzate. Una delle cose è che si vuole delle soluzioni e dei servizi sempre più customizzate rispetto al tipo di utente, a quello che vuole fare e in qualunque tipo di frangente. Quindi sicuramente, per esempio, tutto ciò che è una ricerca customizzata, un trend customizzato sulle esigenze, è nell'orbita di TomTom, per cui ci stiamo muovendo, quindi non è una cosa che non abbiamo intenzione di approfondire. Ci sono varie possibilità che noi andremo a sviluppare nel corso di quest'anno e dei prossimi anni. Quindi la risposta è sì. Allora, inizio questa presentazione. Allora. Ok. Spero che riusciate a vedermi tutti. Allora, do io un po' il benvenuto appunto a nome mio e anche dal collega Raffaele Gennerino, che sarà parte integrante di questa presentazione. Ci alterneremo in questa presentazione. Ha introdotto e appunto modererà il dottor Valerio Zunino e le conclusioni e la parte di question and answer spetteranno alla dottoressa Sibillo. Allora, il titolo già è abbastanza interessante perché l'evoluzione di TomTom da navigatori portatili a Big Data Company. Tutti hanno conosciuto TomTom proprio per i navigatori portatili, perché abbiamo messo il device in mano a ciascuno di noi e la nostra naturale evoluzione è quella di diventare compagnia di Big Data. Anche qui Valeria ha un attimino anticipato i tempi, partendo dicendo negli anni 90. In effetti sì, TomTom è stata fondata nel 1991 e questa è una breve cronistoria con le milestone più importanti di questa storia nata 30 anni fa. Nel 1996 il lancio del primo navigatore, il primo software di navigazione. Il 2004 è stato quando abbiamo avuto in mano per la prima volta un navigatore portatile. E data per me molto cara, è sicuramente il 2008, l'anno in cui TomTom ha acquisito Teleatlas, la compagnia cartografica. Io vengo da Teleatlas e anche il collega Gennerino viene da Teleatlas, quindi abbiamo una formazione per cui le mappe sono veramente il cuore di quella che è l'attività, la base su cui tutto poggia. In questi 30 anni abbiamo raggiunto all'incirca 1 miliardo di utenti e sicuramente noi ci candidiamo ad essere leader di quella che è la tecnologia di localizzazione. Abbiamo comunque continuato a sviluppare e rivoluzionare il mercato con tecnologie all'avanguardia per la navigazione, quindi il nostro know-how per quanto riguarda il routing. Abbiamo innovato il processo di produzione delle nostre mappe, quindi abbiamo oramai una produzione di mappe con una serie di release giornaliere e forniamo dati traffico estremamente accurati. Qui possiamo vedere anche una serie di importanti customer che ci hanno scelto, Apple, Microsoft, Esri, Uber, quindi veramente molto molto importanti. E le mappe, che appunto importante sopra cui tutto poggia, è qualcosa che noi facciamo secondo noi come nessun altro. Innanzitutto perché sono 30 anni che ci lavoriamo. Possiamo vedere quali sono le caratteristiche delle mappe TomTom. Abbiamo mappe navigabili in 164 nazioni e 35 territori. I territori bisogna considerarli come quelle nazioni che non sono univocamente riconosciute. Abbiamo più di 69 milioni di chilometri di strade navigabili e potete vedere sulla parte sinistra della slide alcuni punti, numeri importanti, grandi numeri, più di 136 milioni di punti di interesse. Abbiamo quasi mezzo miliardo di numeri civici puntuali e qui voglio veramente menzionare
la Valerio Giunino e Studio SIT, che sono stati grandi fornitori per quanto riguarda l'Italia di questo tipo di dato, che hanno permesso a TomTom di crescere e di avere una banca dati di numeri civici puntuali, georeferenziati veramente all'avanguardia. Più di 600 milioni di dati di veicoli connessi sistematici e più di 3 milioni di chilometri di strade rilevati col mobile mapping. E tutto questo per dire che i dati sono il cuore delle nostre attività. Quindi noi raccogliamo giornalmente all'incirca 11 miliardi di location data point e abbiamo un archivio con un server che ne contiene 19 triliardi, un numero con una quantità di zeri veramente smisurata. E i dati da dove arrivano? Perché i dati derivano dai nostri dispositivi connessi in tutto il mondo. Quindi parliamo di app per navigazione smartphone e la nostra app, la TomTom Go. I sistemi di navigazione portatile, quindi PND, non più semplicemente per auto, ma ormai declinati per tipologia di veicolo, quindi per esempio il rider per le moto e il truck per i camion, i sistemi di navigazione integrata, quindi l'in-car navigation, i veicoli connessi e anche le web fleet e le flotte aziendali. La cosa molto importante anche qui è che TomTom ha sempre fatto della sua gestione della privacy un vanto, nel senso che i dati vengono utilizzati solo e soltanto per ottimizzare le esperienze di guida e per dare dei prodotti, che servano per imparare a capire i movimenti delle masse del traffico. Non c'è una, diciamo, analisi del cliente, questo è assolutamente fuori da ogni standard, non è etico. L'etica per noi viene prima di tutto, l'etica e la privacy dei nostri utenti. E con questi dati di cui abbiamo parlato, principalmente TomTom fa, o comunque vogliamo parlare durante questo webinar di tre grandi macro aree. Due che sono il Traffic Index e il Move Portal, in cui noi siamo fornitori di dati. E quindi il Traffic Index è una modalità a livello qualitativo di come è possibile visualizzare dati traffico, mentre il Move Portal è un approccio quantitativo, in cui si vedono tutta una serie di numeri, di statistiche, di dati proprio sul traffico. Ed infine il mobile mapping. In questo caso, il mobile mapping as a service, non parliamo di fornire dati, ma è un modo in cui TomTom acquisisce dati e li rende poi disponibili ai propri clienti. E con questo io lascio la parola al collega Raffaele Gennerino. Grazie, buongiorno a tutti. Partiamo subito allora con il Traffic Index. Come ha anticipato Chiara, ci saranno tre i temi appunto che vedremo oggi: il Traffic Index, il portale Move e il mobile mapping. Li abbiamo scelti anche perché hanno delle particolarità. Il Traffic Index è un portale gratuito, per cui tutti possono accedere, tutti possono prendere queste informazioni. Move è in parte sono dei moduli commerciali, ma al loro interno hanno anche come vedremo poi, una community riservata alla pubblica amministrazione, e ancora il mobile mapping, che diciamo più un servizio commerciale. Partiamo quindi con la parte gratuita, diciamo così, ed è appunto il Traffic Index. Di cosa si tratta? Si tratta di un portale a cui tutti potete accedere, qui c'è il link. Comunque, se in Google mettete Traffic Index TomTom ci arrivate direttamente. È accessibile 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, e al suo interno contiene vari dati, varie visualizzazioni e varie statistiche, partendo da quello che è la situazione del traffico. Traffic flow lo vediamo qui, per esempio, nella mappa di Roma. Questa, magari per chi conosce Roma, è una mappa che abbiamo, è un'immagine che abbiamo fatto di notte, perché il traffic index è in real time per il traffic, per questo il motivo per cui il grande raccordo anulare è verde, quindi diciamo ha uno scorrimento veloce. Normalmente ha delle zone colorate, cioè delle zone di congestione, e poi si possono anche vedere gli incidenti del traffico. Appunto, ci sono presenti i dati in real time di quest'anno, ma anche quelli del 2019 e del 2020. Allora, partiamo da come è organizzato. TomTom Traffic Index è un innanzitutto è un
un monitoraggio globale. Sono incluse 416 città in 57 nazioni. E quindi non è, diciamo, non riguarda solo l'Italia, ma si possono trovare in tutte le nazioni al suo interno. La prima parte, appunto, diciamo, c'è una parte con alcune statistiche mondiali, dove, per esempio, qui possiamo vedere da questa slide che nel 2020 il traffico è decresciuto in 387 città. Rispetto al 2019, mentre invece in 13 il traffico è aumentato. Oh, chiaramente queste statistiche riflettono anche il periodo di lockdown, diciamo, il lockdown più duro, ma anche poi, diciamo, le limitazioni al movimento che abbiamo avuto durante il 2020. Quindi, diciamo, è abbastanza fisiologico che il traffico è decresciuto nel 2020. Poi si può scendere più in dettaglio in Italia. In Italia sono presenti 25 città, una classifica di quello che è la congestione del traffico in queste città. Al momento, diciamo, al numero uno, che però è un numero uno qui, credo nessuno vorrebbe arrivare, la città più congestionata è Palermo, al secondo posto Genova, seguito da Roma, Messina e Napoli. Qui si possono vedere diciamo, i cambi nella congestione per il livello mese per mese. È interessante vedere che nell'ultima tabella, le weekly congestion, si può notare come nel periodo di febbraio c'è stato un. Scusate, non la vedo più bene. Nel periodo di febbraio c'è stato un grosso, questo è per città, c'è stato a Genova una grossa congestione dovuta al fatto che c'era il ponte bloccato. Come il ponte è stato riaperto, si è liberato la congestione. Lo si vede nella seconda riga dove ci sono tutte le righine rosse e poi diventano gialle e verdi. Dall'Italia passiamo a una delle città in particolare, per cui una volta che si seleziona una città si possono avere una serie di informazioni utili. Adesso qui abbiamo raccolto solo alcune di queste, ma giusto per dare un'idea. Quindi c'è per esempio una comparazione del traffico attuale rispetto al 2019 e al 2020, che vediamo qui nella parte in alto a destra. Qui si può notare come, per esempio, il traffico rispetto al 2010 e al 2020 è decisamente aumentato. E come, no, scusami, grazie. Ancora ci sono nella parte sinistra i giorni con il traffico, diciamo, la tabellina con le quadratini verdi, i giorni con il traffico più basso nel 2020. Quindi si può notare che in marzo-aprile c'è stato chiaramente dei giorni di traffico basso, ma sappiamo bene il motivo per questo. Il giorno peggiore, che è stato dicembre 4, e non è un caso, dicembre 4, perché c'è stata una forte nevicata a Genova che ha mandato in tilt il traffico. E in più poi altri dati: qual è il livello di congestione in questo momento rispetto alla media di questo momento, quante traffic jams ci sono, quindi quante congestioni, quanti chilometri di coda. Insomma, una serie di informazioni cui tutti possono accedere e che possono essere, diciamo, interessanti. Da qui passiamo al Move Portal. Move Portal, ecco, che cos'è? È un portale web che fornisce l'accesso ai prodotti di gestione del traffico di TomTom. Allora, essenzialmente, quindi, è un tool per fare analisi statistiche in real time e, diciamo, di vario tipo sul traffico. Non è un qualcosa che ci si deve scaricare, è un servizio online a cui si può accedere tramite una subscription. Quindi, diciamo, la comodità è che, diciamo, è leggero come prodotto. È anche molto facile da usare, lo vedremo dopo. È stato, diciamo, creato con l'idea in mente che doveva essere un tool facile da usare, con pochissimo tempo per l'apprendimento, ma decisamente potente.
Il sito è move.tomtom.com se volete avere qualche informazione in più. Vediamo un attimo come si compone. Allora, sono quattro i moduli di Move. Tre sono appunto Traffic Stato, Original Destination e Route Monitoring, sono dei moduli commerciali, nel senso che costa poter accedervi. Si può provarlo, chiaramente c'è una versione demo, ma se poi uno vuole accedere, chiaramente c'è una subscription. Il quarto, il Road Event Reporter, invece è una community che è stata creata da TomTom con in mente la pubblica amministrazione, ma non solo, anche altri attori che poi vedremo, e vedremo poi lo scopo, ma diciamo sempre con l'idea in mente di migliorare il traffico. Il modulo Traffic Stat, brevemente, analisi per area o per una singola rotta, utilizzando le velocità medie, il tempo medio di percorrenza e chiaramente la quantità di tracce GPS. L'Origin Destination Analysis è appunto un'analisi di origine e destinazione, per cui dato un punto di partenza, per esempio che può essere, non lo so, un quartiere di Milano piuttosto che un comune del centro Italia, vedere come questo comune, cioè chi arriva in questo comune in una certa ora o in una particolare area, insomma, da dove viene, per esempio, e da dove passa. Lo vedremo anche questo bene in dettaglio. Mentre invece il route monitoring è essenzialmente un monitoraggio in real time di una particolare rotta. Passiamo, credo, al modulo Traffic Stat, esatto. E ecco, appunto, come abbiamo detto, il Traffic Stat permette di fare analisi per area, data e ora. Anche la possibilità di comparare i report che io creo per data e posso anche scaricare questi dati per poi associarli magari a altri dati statistici che un'amministrazione ha o che un ente, una società ha, per poter fare ulteriori elaborazioni. Qui, per esempio, nell'immagine qui, che è giusto per elencarne una, avevamo fatto un'analisi dell'effetto di un autovelox appena installato su una strada, su un rettilineo, e si vedeva che la parte verde scura dove non c'è l'autovelox, la parte gialla dove il traffico rallenta, dove c'è l'autovelox, il che è normale, però era interessante compararlo col passato e quando l'hanno tolto, compararlo con cosa è successo quando appunto l'hanno tolto, si è visto che il traffico rimaneva basso, perché si vede che la gente ormai era spaventata, era preoccupata dell'autovelox, sapeva che c'era e continuava a rallentare. Raffaele, La prossima. ti interrompo Sì, un attimo, prego, prego. perché questo tema è estremamente di interesse, sia il fatto del mantenimento della soglia di rallentamento barra paura, no? Presso l'automobilista che attraversa un certo segmento. Io ho notato anche, ovviamente, in autostrada i caselli sono sempre un po' arancioni in tempo reale, evidentemente la gente li rallenta, ma quello che volevo chiederti è che secondo me molte persone non sanno come avviene il calcolo della percorrenza, quindi del rallentamento o meno, non tutti sanno, cioè, che il calcolo è figlio della velocità media ponderata delle automobili che dispongono in quel momento preciso di un, ecco, ti lascio continuare, navigatore TomTom, giusto? Esatto, sì, beh, non solo di un navigatore, possono essere. Allora, innanzitutto, come abbiamo visto prima, l'aveva menzionato Chiara, gli input arrivano dai navigatori TomTom, che appunto abbiamo detto adesso non sono più magari quelli di aftermarket, ma sono quelli essenzialmente di primo impianto, cioè quello che uno quando compra l'auto si trova già installato. Ma ci sono anche applicazioni mobile, c'è stato poco recentemente, abbastanza recentemente, l'annuncio che Huawei, per esempio, utilizzerà dati TomTom. Ci sono altri brand che usano TomTom per la loro telefonia mobile. Però ecco. Quindi diciamo c'è una serie di input, non solo i navigatori. E chiaramente le flotte aziendali, che giocano anche una. Certo. TomTom è molto attiva nelle flotte aziendali, quindi che non vuol dire camion, non vuol dire flotte aziendali, possono essere anche flotte di veicoli leggeri. Però arrivano anche da qui una montagna, direi, di dati. Allora, sì, in effetti è questo il calcolo che viene fatto, viene basato sulle velocità medie di percorrenza. Quindi viene calcolata qual è la velocità, diciamo, media di quel percorso, e se la velocità è più
è più lenta della media, vuol dire che c'è un rallentamento essenzialmente. Quindi il calcolo è fatto attraverso la velocità media. Ci sono anche altri dati che vedremo poi, ma questo è uno dei criteri che viene utilizzato. Adesso poi intanto vedremo anche qui un pochino in dettaglio. Passiamo allora, tanto per, avevo detto che è un qualcosa di semplice da utilizzare e in effetti adesso vabbè, non, questo non è una slide, non, però voglio dire è veramente semplice, nel senso che io all'inizio mi viene chiesto di definire un'area, quindi io posso o disegnarla con i classici puntini che vengono uniti diciamo mentre clicco col mouse, oppure posso importare delle aree che magari in mio possesso, per esempio non so, delle zone amministrative varie, dei quartieri, dei qualsiasi, oppure posso crearle io queste zone, no, perdon, questa l'avevo già detto, oppure posso usare le aree amministrative, per cui dal comune in su posso semplicemente dire utilizzami l'area del comune. Dopodiché mi viene chiesto di inserire delle date, posso inserire più fasce orarie, più fasce di date, qui per esempio abbiamo inserito dal 1 aprile 2020 al 34 2020, ma avrei potuto inserire altre tre fasce. E infine anche poi infine inserisco gli orari, anche qui abbiamo inserito quattro fasce orarie, ce n'è una, quella verde chiaro, che parte dalle 9 di sera e arriva fino alle 7 di mattino, poi una dalle 8 alle 10, quindi l'orario in cui i computer si muovono per andare a lavorare, un periodo intermedio e il periodo del tragitto ufficio-casa, tipicamente. Okay. Una volta impostati questi dati, quindi diciamo in maniera molto semplice, si può visualizzare il report. Qui vediamo proprio quello che stavamo dicendo prima, che per esempio in questo singolo segmento c'è una velocità di in questo momento di perdon, la velocità media era 22, in questo momento scusate, non riesco a vederlo bene, è molto piccolo sul mio schermo, è 12, comunque è più lenta della velocità media. Si possono anche vedere quanti, il modulo è molto trasparente, dice esattamente quanti veicoli sono passati, cioè da quanti veicoli è composto il sample che viene utilizzato per fare queste statistiche. E questo è molto importante perché abbiamo avuto diverse, per esempio, amministrazioni pubbliche che hanno comparato questi dati con i dati reali in loro possesso provenienti da sensori diciamo embedded nell'asfalto piuttosto che altri tipi di sensoristica. Le hanno verificate, hanno deciso che evidentemente i nostri dati erano significativi, chiaramente questo non è un 100% perché non può essere un 100%, però hanno visto che i dati erano significativi e poi in questo modo hanno potuto proiettare questi dati in tutto il resto della città. Ti interrompo ancora un attimo, ti faccio rifiatare e magari farei un fine giro anche con Monica, sincerandomi prima che abbia il microfono, aperto. Preventivamente... Ci sono. Ok, arrivo Monica. Preventivamente io ho visto le 25 città e posso per campanile dire che è un dato interessantissimo e che però Genova ha una morfologia davvero difficile a livello così orografico, di conseguenza spesso il traffico è legato anche alla presenza di infrastrutture viarie non proprio pianeggianti, suppongo. Su questo punto credo che mi potrai confortare. Una città pianeggiante come Bologna ha buon gioco nella fluidità del traffico, tangenziali a parte naturalmente. Ecco Monica, dici tu alcune tue considerazioni sulla parte vista fino ad ora. Ok, ah, mi sentite? Okay, sì, perfetto. Allora, le mie considerazioni, io ho fatto, diciamo così, stavo guardando nei panni di un utente finale. Non ti vediamo però. Sì, io mi vedo, nel senso sembra che sia accesa la mia... perché ciò interrompi video, quindi penso di essere... Forse non mi vedi che sto un qualche quadratino oltre.
Voi la vedete, Monica? No, Io, no, c'è un io triangolino giallo che dice che c'è un problema. no. Ah. Larghezza di banda limitata delle condizioni del computer locale. Caspita, io non la vedo per Capito. motivi che non comprendo. Comunque, Sì, mi sentite? L'importante è che mi assolutamente sentiate. sì, Tanto... assolutamente sì. Allora, Sì. dicevo, io Adesso si vede. stavo guardando Ok. da un punto di vista di utente finale, quindi l'utente che ha dinanzi questa mappatura, tutte queste informazioni, questi big data, che gli trasmettono dei dati e che anche informazione che deve trasformare in conoscenza per quanto riguarda le sue esigenze fondamentalmente. Quindi mi rendo conto che ovviamente questo passaggio per la natura stessa dei dati non può essere, diciamo così, immediato, no? Non può essere in qualche modo reso semplice per qualsiasi tipologia di utente, soprattutto per un utente che consulta sporadicamente queste informazioni. Quindi mi chiedevo, diciamo così, l'approccio che utilizza TomTom verso la condivisione quanto più possibile semplice, no? Perché io qui vedo tanti dati, delle sintesi, delle analisi, eccetera. Però in qualche modo io devo cercare all'interno di questa schermata quello di cui ho effettivamente bisogno. Quindi l'approccio di TomTom verso una categoria di utenti, diciamo così, con la domandina semplice, ecco, e con l'esigenza Ma immediata. allora, no, vai pure. No. ma allora io credo che per un utente che ha la chiamiamola domandina semplice, sicuramente una soluzione Traffic Index, che quindi è una soluzione pubblicamente accessibile con visualizzazioni di colori molto semplici, senza numeri, ma con tutta una serie di informazioni generali, ma specifiche sulla città è sicuramente ottimale. Il Move Portal, che quindi è questa parte dove si vedono molti numeri, è veramente qualcosa che è dedicata a mobility manager, a Sì. developer, a persone che hanno già una certa familiarità comunque con tutto quello che sono già dei GIS un pochettino avanzati. Il Move, tra l'altro, dà un ambiente già abbastanza preconfezionato, ma come ha detto Raffaele all'inizio, i dati sono scaricabili. Quindi, fatto salvo che questa è una cosa che comunque è già, voglio dire, non preimpostata, però con una visualizzazione già semplice, se vogliamo, elaborazioni molto più complicate con diciamo così, trend di movimento, picchi orari, cambiamenti, eccetera, eccetera. Scaricando i dati, ovviamente lì si possono fare elaborazioni veramente complicate, però diciamo che abbiamo voluto volontariamente citare prima il Traffic Index, che forse è la versione più semplice e intuitiva, per poi Sì, passare al Move, che invece è una versione già più, un po' più particolare, dove per avere questi numeri, comunque, è necessario fare delle domande. E le domande sono quella query che Raffaele ha impostato, quindi l'area, la data, l'orario. Quindi, a seconda della domanda che fa l'utente, il software rilascia dei dati. Poi è chi ha fatto la domanda, appunto, che dovrà essere in grado di capire come interpretare, con la sua magari conoscenza, con il problema che ha avuto per cui ha fatto quella domanda, capire come utilizzare questi dati. Perché ricordiamoci che questo è uno strumento che serve per scaricare dei dati, per capire qualcosa che magari non riusciamo a capire, o per avere dei dati oggettivi che se no semplicemente diciamo, ah, quella strada lì c'è il traffico. Ah sì, guarda, lì alla mattina non passare Non ci passa perché è come cosa. terribile. E invece, cioè, questa però è la mia percezione. Poi magari arriva e io vengo da una città di una piccola provincia e quindi ho una percezione del traffico. Lo faccio vedere la stessa cosa a un utente di Roma Centro che mi dice: ma qua non, tutto Wow, non tranquillo. c'è nessuno. Bravissima. Quindi questo serve per dare una percezione veramente oggettiva dei numeri e del traffico. Quindi, Grazie. scusate se sono stata lunga. No, 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 vabbè. no, 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 Vabbè, poi l'approccio è diciamo, questo, questa chiacchierata, è ovvio. in aggiunta, cioè, che Prego, prego, prego. accompagna diciamo, nel portale c'è delle user guide che sono in inglese perché purtroppo dobbiamo continuamente aggiornarle e diventa difficile, ma ormai con Google Translate si può tradurre tutto abbastanza velocemente e con ottimi risultati. Però diciamo ci sono delle user guide molto semplici che proprio hanno questo approccio per diciamo
così semplicistico per spiegare tutti i concetti, e ci sono anche dei case study nella nostra documentazione che possiamo fornire, che fanno vedere come altri hanno utilizzato questi dati per fare particolari analisi. Quindi ci sono anche degli esempi di come utilizzarli. Questo è importante perché molto spesso poi gli use case aprono la Certo. mente su altre possibili applicazioni, E ne possono faremo altri. stimolare. E ne faremo Certo. altri man mano che andiamo avanti. Per cui, per esempio, se non lo so, adesso per dire, il comune di Cesena, che è stato uno degli ultimi comuni a prendere che stanno facendo un po' di valutazione, se loro, per dire, poi avranno un particolare caso, diciamo, caso interessante e ce lo passeranno, noi lo pubblicheremo, perché questo è anche Certo. condividere questo tipo di Ah, informazioni è anche sì. il nostro scopo, ecco. Ecco, Raffaele, giusto Bene. mi sentite? Spero di Sì, sì. sì, Io, mi sì, sì. dicono che ho una cuffia con un volume basso e Sì. effettivamente è vero. Proverò ad alzare la voce. Prima di farti continuare, Raffaele, a me piaceva sottolineare invece l'aspetto storico dei dati, perché trovo che attività di distribuzione grande o media sicuramente hanno riscontro interessante da un dato segmentato geografico di traffico storico che non venga influenzato da lockdown o da altre cose. Intendo dire che su uno screening di temporale molto ampio, un'azienda può farsi un'idea di ciò che è il traffico effettivo medio Certo, di un'area per senza. raggiungere il proprio supermercato preferito o in corso di realizzazione. Quindi trovo un'interessantissima cosa. Poi condizioni economiche, gratuità o meno per avere questi dati, però interessantissimo lo storico dei dati. Ecco, poi dico e poi ti lascio parlare, Raffaele. Prima di continuare, ci sono domande qui in chat. La sessioncina la facciamo tra una decina di minuti. Non so quanto hai ancora di slide. Non Comunque, tantissimo, prego, prego. ma insomma un po'. Sì. Va bene, allora niente, questo era Procedo. il. Te, scusa Chiara, tra l'altro queste colorazioni credo sia basato perché poi ci sono anche diversi modi di vederle, ma Sì. credo che questa è basata sul limite di velocità, Sì, giusto? La esatto. deviazione. Sì. Ecco, Più che sui limiti di in questo. velocità, sulla velocità di percorrenza. Qua sotto c'è la leggenda. Sì, C'è la però velocità su. di percorrenza. In rispettivo, in relazione al limite oppure in relazione alla velocità assoluta in questo caso? Credo che qui era forse il limite di velocità. Penso di sì. Penso di sì, credo. Ok, perché vedo che ci sono come si chiama, le tangenziali verdi di solito. Ci sono diversi modi, diciamo, di visualizzarlo. Va bene, possiamo passare alla prossima slide, credo che qui abbiamo visto un po' tutti i dati. Ecco, qui era un altro esempio che avevamo fatto su Via Nazionale. Via Nazionale è stata un'area che per la sua caratteristica molto molto turistica ha sofferto tantissimo nel periodo del lockdown. Qui ci sono appunto si possono vedere tutte le varie differenze. Possiamo vedere che sia nell'andamento del traffico tra aprile 2020 verso gennaio 2020, quindi pre-Covid, post-Covid, è scesa dell'87%. Dalle 7 alle 10, dalle 10 alle 17, dalle 17 alle 20 e dalle 20 alle 7, quindi addirittura del 95% nel serale notturno. Quindi un decremento praticamente del 90% medio, 92% medio, sempre. Se lo invece comparato ad agosto 2020 verso gennaio 2020, si vede che c'è una decrescita minore, perché comunque in agosto un pochino ci siamo mossi, ma non tantissimo. Ancora la barra verde invece la comparazione tra il traffico tra gennaio 2020 e ottobre 2020, che cala ancora un po', e poi si vede come l'andamento del traffico fra gennaio 2021 e gennaio 2020
ancora ha una ricaduta perché evidentemente non è sempre c'è un decremento molto forte perché evidentemente intanto eravamo ancora in lockdown, ma mancano i turisti che in questa zona la fanno, beh, i turisti e anche lo smart working, perché probabilmente c'è anche tanta gente che pensava, ma il fatto che per esempio c'è questo decremento nelle fasce notturno è chiaramente perché questa è una zona che di sera, di notte era molto frequentata. Passerei alla prossima slide. Ecco, per farvi vedere che una volta fatto due analisi con la stessa area, qui siamo sempre in via nazionale, ma era per fare un paragone, in via nazionale con la stessa area, ma in due fasce di tempo diverse, quindi qui abbiamo il gennaio 2021 e il gennaio 2020, quindi siamo nel periodo pre-Covid, gennaio 2020 e nel periodo di questo gennaio. Si possono comparare, sovrapporre i due dati e attraverso, in questo modo si vedono quali sono le strade che hanno avuto un decremento o un aumento. Qui diciamo che tendenzialmente c'è un decremento ovunque, la parte più blu scura, tranne un aumento in alcune piccole vie che però possono essere magari delle cose magari occasionali diciamo, più sporadiche. Ok, e passo al secondo modulo che è l'Origin Destination Analysis. Qui è appunto una matrice che misura gli spostamenti. Anche qui si possono importare i propri dati e anche scaricarli e poter fare ulteriori elaborazioni. E anche qui c'è la possibilità di comparare i report per date. Vediamo qui, vabbè, era giusto uno dei tanti usi, che è quello per esempio di vedere, dato un'origine, la parte verde, cioè quindi i veicoli partono dalla zona verde alla parte viola che è la destinazione, vedere dove passano, che ponti utilizzano per attraversare il fiume. Ma magari vediamo adesso nel dettaglio qualcosa di più. Allora, anche qui la creazione del report è anche qui facilissima, si sceglie anche qui la zona, si sceglie la fascia oraria, se ne possono scegliere sempre più di una in modo che posso poi compararle. I giorni, posso scegliere se usare tutti i giorni, un particolare giorno della settimana. Per esempio, avevamo fatto un'analisi interessante a Milano su 3 giorni che erano le aperture delle scuole comparate all'anno precedente, in cui si vedeva che ed era necessario farlo per soli pochi giorni perché era lì che succedeva qualche cosa, non era nella settimana prima o nel caso, in cui si vedevano dei dati interessanti, cioè che c'era un incremento delle vetture rispetto alla settimana precedente, ma comunque un decremento rispetto all'anno precedente, perché eravamo il settembre dell'anno scorso, eravamo anche lì in semi-lockdown e quindi diciamo probabilmente impattava lo smart working e un minor movimento. Infine si sceglie, perdonatemi la digressione, ma infine si scende nei parametri. Io posso scegliere se utilizzare solo dati che arrivano da queste regioni, quindi diciamo considerare un veicolo per dire che arriva da un'altra regione nel mo primo momento che entra in una delle regioni che io ho selezionato, oppure avere anche un'ulteriore casella in più che mi dice traffico da regioni esterne. Comunque, diciamo, lo senso è per dire che è molto semplice. Ottengo il mio report, che all'inizio sarà così, e ho diverse possibilità di visualizzarlo: Mapflow, Matrix, Sankey Drive, Spatial Sankey, Flow Explorer. Noi non li vediamo adesso tutti, però vediamo solamente il Flow Explorer. E questo, per esempio, è un esempio di come si può utilizzare. Diciamo a livello macro l'origin destination, cioè qui dato un centro commerciale, chi è della zona sa che è il centro commerciale, il centro mi pare di Arese, abbiamo visto da dove arrivavano i clienti in una particolare fascia oraria dalle 7 alle 19, ma diciamo abbastanza durante tutto il giorno, in un periodo dal 1 marzo al 23 aprile del 2020. Quindi qui vedo da dove arrivano gli utenti, che molto spesso ci veniva detto, ma il centro commerciale lo sa perché ha le carte fedeltà, ma questa è un'altra cosa. Qui io non vedo dove abita l'utente, vedo da dove arriva, perché magari l'utente vive a Milano, lavora a Rho e viene da Rho ad Arese a fare la spesa alla sera quando finisce di lavorare. Quindi sapere che vive a Milano per il traffico è un dato completamente che non mi importa, irrilevante.
Una volta fatto delle maxi, analisi, delle macroanalisi di questo genere, quindi magari una volta individuati delle zone di interesse, mettiamo che io dico va bene, allora il 14% viene da rese, posso andare poi a fare delle microanalisi per vedere, ok, il traffico viene da qui, ma dove passa esattamente? Quindi creo delle microaree. Qui non si vede la zona di destinazione perché è sopra, ma diciamo c'è una zona verde sopra e la zona di, no, perdono, la zona di destinazione è questa qui viola, la zona di origine era sopra, questa è la zona di Milano e si vedeva da quale praticamente circonvallazione, da quale strada passava il traffico. E quindi uno può vedere che la circolazione mediana era quella che la faceva da padrone con il 47% del traffico. In questa fascia oraria dalle 10 alle 20, ma poi io posso anche vedere cosa cambia magari al mattino, cosa cambia la sera, cosa cambia nel ritorno a casa, perché questa è una cosa interessante, i dati cambiavano. Potrebbero essere, diciamo, le potenzialità per l'uso di questi dati, per questa analisi è veramente grande, diciamo, dal marketing all'analisi sulla mobilità. Passo al terzo modulo, route monitoring, che permette di monitorare un percorso in tempo reale, H24 7x7, qui diciamo è molto veloce, un'imposta partenza e ritorno e poi dopo vede qual è lo stato del traffico con le colorazioni. Possiamo anche andare, cerco di accelerare un pochino perché vedo che abbiamo anche qui, questa è per esempio una rotta che ci permette di vedere Roma, se non credo, credo che magari chi, se c'è Sì, qualcuno è di la Roma, sì, Cassia. la Questa è la Cassia, Cassia. sa che chi di Roma sa che è una strada particolarmente trafficata, diciamo, e qui fa vedere i punti di maggior congestione. Credo che questa. Ah no, c'è ancora il Road Event Reporter. Velocemente, questo, come ben detto, non è un modulo commerciale, è un modulo che vediamo libero accesso alle pubbliche amministrazioni essenzialmente, e qual è lo scopo? Di segnalare eventi stradali che possono essere la chiusura di una strada pianificata dei giorni prima per rifacimento del manto stradale, piuttosto che una frana. L'abbiamo usato anche per le chiusure Covid, per cui quando un comune veniva chiuso come area zona rossa. Diciamo, ci sono diversi tipi di chiusura. Il vantaggio qual è? Che non è come se io inserisco questi dati e poi li uso prima di partire in auto per fare la pianificazione del mio viaggio. No, i dati arrivano direttamente sul mio dispositivo connesso e quindi mi permette, se vuoi cambiare slide intanto, ecco, mi permette di trovare, come per esempio qui immagino si vede la strada azzurra, un'alternativa che mi farà guadagnare tempo. Quali sono le fonti? Come abbiamo detto, sono le città e autorità stradali selezionate con cui stiamo facendo accordi e diamo questo tool gratuitamente, che però ha anche dei vantaggi perché possono vedere il traffico, hanno delle, diciamo, delle funzionalità interessanti. Poi ci sono i trusted partner TOM, uno per esempio è Uber, che inserisce chiusure per noi ancora. E poi infine TomTom Moderation Team, che sono i dipendenti TomTom. Abbiamo un team dedicato per cui abbiamo dei watcher che 24 ore su 24 controllano e in casi di, diciamo, anche di eventi straordinari, adesso mettiamo una chiusura per frana in qualsiasi punto del mondo, chiudono la strada in modo che io mi ricordo che un po' di tempo fa ho chiamato un mio collega e mi ha detto: aspetta che sto chiudendo una. Che lo fa? C'è stata una sparatoria negli Stati Uniti, devo chiudere un quartiere. Ecco, questo era un esempio pratico. Credo che questa fosse l'ultima slide della mia parte e quindi ripassare la parola a Chiara per la parte mobile mapping. Ok, grazie, grazie Raffaele. Allora, mobile mapping, qui si entra in un mondo un po' diverso, nel senso che sempre di dati si parla, ma se quelli di prima sono dati che derivano da dispositivi connessi, che quindi rilasciano punti GPS, sostanzialmente il mobile mapping che qua vediamo è il modo in cui TomTom fa il rilievo digitale di una città, di tutta una serie di rotte e di strade. Si tratta di una flotta di veicoli, come
come quello che vedete in questa immagine, sono veicoli dotati di tecnologia tale per cui riprendono la strada, ma hanno tutta una serie di sistemi di bordo che gli permette di poter registrare le immagini con una qualità tale per cui si creano veramente dei set di dati. Per darvi un'idea, ognuno di questi van raccoglie all'incirca 1 tera di dati al giorno. 1 tera di dati è una cifra veramente, veramente importante. E come potete vedere, è presente sia una Ladybug, quindi capacità di fare immagini sferiche 360, che il LiDAR. La copertura di questo tipo di rilievo digitale di TomTom è praticamente circa mondiale, nel senso che questa è un'immagine del Nord America e dell'Europa. Vedete soprattutto in Europa com'è veramente molto fitta, vedete comunque che ci sono anche delle tracce in Russia. E è presente anche in quello che è l'emisfero australe, quindi qui possiamo vedere l'Australia, il Sudafrica, il Brasile, il Sud America, quindi una copertura totale, perché queste flotte comunque sono distribuite su tutti i continenti. Questo è un dettaglio della copertura di una zona di Milano. Milano viene rilevata in maniera sistematica, le tracce che vedete in blu sono i passaggi del mobile mapping di quest'anno, sono dell'ultima campagna di quest'anno. E questa è un'immagine della flotta, quindi dei nostri colleghi che guidano questi van. Voi dovete immaginare che questo tipo di immagini TomTom le ha iniziate ad acquisire agli inizi degli anni 2000 più o meno, e le ha utilizzate fino ad oggi, le continuo a utilizzare per produrre quelle che sono le mappe di tipo ADAS ed HD, che sono le mappe che molti sanno, molti di voi sapranno, sono le auto che permettono di poter fare la guida connessa e la guida autonoma. Ovviamente parliamo di guida autonoma diciamo, di questa generazione, ma in realtà il futuro è che possano diventare anche per la guida autonoma di quinta generazione. Il mobile as a service cosa vuol dire? Vuol dire questi dati che noi catturiamo non semplicemente usarli internamente per la produzione di questo tipo di mappe e di servizi, ma anche renderli disponibili con un servizio. E cosa consiste in questo servizio? Consiste nell'avere una delle API dedicate, le MoMA API, che forniscono l'accesso diretto e dedicato a queste immagini panoramiche 360 e ai cloud di punti LiDAR. Più ovviamente tutto quello che è il pacchetto di informazioni e di documentazione necessarie per poter individuare correttamente e interpretare questi dati. E dobbiamo pensare che per poterli elaborare correttamente sono necessari comunque degli algoritmi e di base di conoscenza di artificial intelligence e di tutta una serie di sistemi. Questa è un'immagine che è un po' un esempio di quelle che sono le immagini sferiche 360, quindi sono immagini ad altissima definizione e dovete immaginare che durante il suo viaggio, il suo drive, questa macchina raccoglie all'incirca 125 immagini al chilometro. Facendo una media, sono un'immagine ogni 8 metri, quindi ogni 2 macchine c'è una ripresa sferica. E queste immagini contengono comunque dei dati altamente precisi, a parte le classiche latitudini e longitudini, anche l'altitudine, ma soprattutto dei dati che qui sono chiamati, perché sono termini quasi marinari, di imbardata rollio beccheggio, che sarebbero tutte le inclinazioni che l'auto registra su tutti i suoi assi, quindi sull'asse verticale, longitudinale, trasversale, quindi tutte possibili inclinazioni. E questo, come potete immaginare, è fondamentale per tutte quelle che sono le mappe che, per esempio, hanno bisogno di informazioni anche per che so, le curvature della strada, le pendenze, quindi altamente definite. E tutte queste informazioni vengono ottenute proprio grazie a questi sistemi che ci sono su queste auto, quindi dei device, una tecnologia veramente molto all'avanguardia. Questa invece, e questa è come si vede un'immagine attraverso il nostro portale in cui si vedono gli oggetti che è possibile rilevare, quindi com'è la situazione della pavimentazione stradale, la cartellonistica, i lampioni, le affissioni pubblicitarie, quindi tutta una serie di oggetti che sono lungo le strade.
Per quanto riguarda invece i leader point, in questo caso qui invece sono in formato LAS o LAZ, LAZ è il formato compresso, e contengono informazioni sulla posizione assoluta di ogni punto, e ogni punto ha un'intensità diversa. Nella parte bassa si vede, di questa immagine si vede proprio questo concetto di intensità per punto. E ogni cloud, ogni LAZ praticamente è composto da un cloud, e ogni cloud contiene all'incirca 200 metri di strada. E qui un po' una carrellata di quelle che sono le immagini che sono estraibili dalle nostre immagini. E quindi possiamo vedere la vegetazione, l'aiuola centrale, il lampione, i cartelli stradali. Qui un altro esempio, quindi le informazioni testuali che ci sono, per esempio, lungo un'autostrada, e infine anche tutte quelle che sono le infrastrutture legate a una strada. Quindi pensiamo, per esempio, alla cassetta, per esempio, della posizione della fibra, piuttosto che i semafori, i treni di attraversamenti pedonali. Quindi tutta una serie di oggetti che fanno parte della strada stessa, che afferiscono ad una strada. Insomma, un pochettino. Quello con cui adesso vorrei un po' concludere è un po' darvi un recap di questo Mobile Mapping as a Service, che quindi dà l'accesso a delle immagini del MoMA, sia quelle che ci sono in archivio, sia quelle che stiamo rilevando, ma anche quelle che potenzialmente sarebbero, come posso dire, rilevabili previa richiesta, nel senso che comunque è previsto all'interno di questo servizio on demand che se dovesse esserci un utente, un richiedente che ha determinate caratteristiche, rientra anche nelle nostre specificità, di organizzare un rilevamento specifico on demand, piuttosto che fornire tutte quelle che sono le informazioni utili per poter elaborare questi dati, perché come avete potuto capire non sono dati che sono maneggiabili con molta semplicità, ci vuole un expertise di un certo tipo. E ha quindi delle caratteristiche che riassumiamo qua, quindi immagine panoramica ad alta definizione, i LiDAR point e l'accesso attraverso delle API a cui è possibile accedere previa registrazione. Non sono delle API accessibili in maniera, diciamo così, spontanea. Questo perché? Perché sono immagini comunque con delle caratteristiche di qualità e anche di proprio peculiari, per cui è opportuno essere sempre presenti in tutto quello che è l'elaborazione successiva di queste immagini. Quindi non dare proprio un chiave in mano di questi dati, ma essere presente nell'elaborazione che viene fatta dall'utente finale. Però quali sono tutti questi benefici? Sono tantissimi. Innanzitutto, poter utilizzare dei dati che una volta estratti sono possibili integrare in applicazioni già esistenti. È un accesso comunque sicuro attraverso delle API, ma la cosa interessante appunto è che noi abbiamo potuto vedere tutti gli oggetti che attualmente ci sono lungo una strada e sono magari già state fatte tante applicazioni che possono servire delle municipalità, per esempio, o a delle compagnie GIS private. Sicuramente non c'è un limite agli oggetti che si possono estrarre, nel senso che magari non ci sono ancora tutti gli case, magari non è stato ancora totalmente utilizzato per tutti quelli che potrebbero essere degli scopi futuri. L'essere umano è estremamente creativo e sicuramente ci sono ancora tantissimi usi del mobile mapping che non sono magari stati ancora fatti. Per cui lascio qui un po' la porta aperta a tutti quelli che sono i developer che pensano che un certo tipo di data, di un certo tipo di qualità di immagine possa essere utile per fare delle nuove elaborazioni. E con questo io ho concluso, finisce qua diciamo quella che è la presentazione mia e del collega Raffaele, e do quindi la parola alla dottoressa Sebillo per la parte sia conclusiva, ma anche e soprattutto per la parte di question and answer. Perfetto, grazie mille intanto perché appunto abbiamo avuto un'ottima, diciamo così, ci avete fatto un'ottima panoramica di quello che è il mondo TomTom, ecco, da tutti i punti di vista, perché poi ovviamente rispetto all'uso che solitamente ne facciamo, il nostro utilizzo è molto mirato, ecco, quindi conoscere invece le varie sfaccettature 360 gradi che abbiamo visto prima, non solo delle immagini, ma proprio del mondo TomTom, ci aiuta sicuramente a conoscere uno scenario molto molto più complesso di quello che potevamo immaginare. Io vorrei, allora lascio a Valerio poi la gestione delle domande, se ci sono anche domande da parte delle persone che stanno seguendo, eccetera. Però una curiosità mia, visto che parlavamo di API, eccetera, io sono al Dipartimento di Informatica, quindi sicuramente
Seguo gli studenti, corso di laurea in informatica. E allora ecco, sentir parlare di API, cose di questo genere, ovviamente a me si accende la lampadina di, come opportunità che TomTom, che la casa TomTom offre ai giovani, agli studenti, diciamo, gli studenti o i neolaureati, quindi come opportunità anche di lavoro. Anche noi tra i nostri soci abbiamo giovani ricercatori, abbiamo giovani studenti o neolaureati, quindi dare anche a loro un'idea di come TomTom si pone verso il mondo dell'occupazione dei giovani, ecco, visto che lanciavi anche l'idea di noi li lasciamo i dati, quindi lasciamo a voi la creatività, la creatività non c'è limite, soprattutto quando si è giovani. Allora, come Assoluta, TomTom si pone assolutamente. verso, assolutamente, quindi come TomTom si pone verso coloro che appunto devono approcciarsi al mondo del lavoro? Se ci sono iniziative particolari, non lo Ma so, io immagino che magari. abbiate, diciamo, un settore che si occupa esclusivamente di questo, quindi. Sì. Magari posso rispondere io, Raffaele, magari questa? Al microfono Sbaglio. spento, però ho detto di Ah, sì. sì, scusa. Ok, va bene. Allora, io l'anno scorso, pre-Covid, quindi a gennaio del 2020, ero andata all'Università Sapienza proprio per partecipare a un incontro di, diciamo, chiamiamolo così, per le internship. Quindi proprio per dare, per valutare all'interno di quello che era il Dipartimento di Data Scientist, di stimolare un attimino quello che è sia la conoscenza dei dati TomTom, sia a valutare tutto quello che potrebbe essere sia lauree magistrali, internship, stage, eccetera, eccetera. Questo diciamo che è quello con il mondo universitario, diciamo così, nel momento in cui uno studente è ancora studente. Nel momento in cui poi un ragazzo esce dall'università, sicuramente noi come TomTom siamo alla ricerca di tutto quello che ha a che fare con il mondo della tecnologia, quindi come competenze. Quindi parliamo da software engineering, data scientist e via discorrendo. Ovviamente devo essere chiara che questo tipo di dipartimenti in Italia non ci sono, ma i nostri centri, diciamo così, tecnologici, i nostri centri principali sono in Olanda, in Polonia e in India. Quindi questi sono i nostri principali punti di attività per tutto quello che è l'IT. Più dimenticato Berlino, scusate, ho dimenticato Berlino, dove c'è quello che è il dipartimento che gestisce quelli che sono i real-time data traffic. Quindi lì abbiamo veramente dei centri anche di ricerca, dell'expertise molto forti, dove comunque stiamo sempre alla ricerca di nuovi. Di nuovi colleghi, chiamiamoli Nuovi così, di colleghi. nuovi colleghi. Ottimo. Va bene, Bene. grazie. Prego. Valerio, ti lascio Io la parola. prima di passare alle domande che ho già intravisto, ho una domanda mia che credo comunque sia anche figlia di quanto abbiamo vissuto un mese fa circa nello scorso webinar con Planet, che voglio citare di nuovo, ancora TomTom e Workplace Aegon. C'è una tendenza abbastanza significativa delle aziende, dei grandi player, ma anche dei medi player che fanno data acquisition, di mantenere il dato fruibile all'interno di applicazioni, quindi fruibile as a service. Troviamo sempre più, diciamo, infrequente, anche se non ho detto che sia scomparsa, la fornitura del dato fisico al cliente. È questa una scelta che secondo voi fa un po' il paio con le eventualità, i rischi di, come dire, di copia, di dispersione dei dati tra gli utenti un po', come dire, meno inclini al rispetto del copyright di un dato geografico? Posso, vado io, magari Chiara poi si può Prego, aggiungere, vai. ma No, io no, credo che prego. sia essenzialmente però una richiesta del mercato, cioè il fatto di poter usufruire, se una volta il multinet, il prodotto diciamo così base di TomTom, quindi la geometria e tutte le informazioni associate era disponibile, arrivava su un DVD, adesso sempre più c'è la richiesta di poter accedervi via API, perché in questo modo, anche perché l'uso dei dati
poi su piattaforme che vanno online, sia per l'esterno ma anche per l'interno, a livello interno aziendale è cresciuto molto. E quindi io attraverso le API sono in grado di accedere alla banca dati essenzialmente solo a quello che mi serve e non mi devo caricare giga e giga e giga di dati per magari fare una singola interrogazione qua e là che non. Quindi direi c'è una parte che sicuramente è una richiesta del mercato, cioè il mercato adesso si sta spostando su questo, sul dato online, sul dato in cloud, sul dato sulle API. Lo vediamo anche con le amministrazioni pubbliche. Le stesse amministrazioni pubbliche molto spesso adesso distribuiscono gli open data via API, mentre una volta c'era solamente lo scarico. E questa è sicuramente una parte. Direi c'è anche forse un vantaggio nello scarico, nel fatto sì, della sicurezza, ma secondo me è secondario. Cioè tant'è vero che noi continuiamo comunque a vendere il multinet così come prima, solo che c'è molta richiesta di questo e ci sarà molto di più nel futuro, proprio per una questione di io se ho bisogno di farmi un'analisi, io magari multinazionale, se devo fare un'analisi in Brasile, non devo prendermi i dati, scaricarli lì, cioè andare a prendermeli, caricarmeli su un sacco. Posso semplicemente con delle API fare delle interrogazioni e a costo zero di peso, ecco, sulla Sì. cosa. L'unica cosa che vorrei aggiungere a quello che ha detto Raffaele è che comunque le API ti danno anche sempre una garanzia di accedere al dato più recente, nel senso che comunque le API prevedono l'accesso quindi a un server che continua ad essere alimentato e la continua alimentazione di questo server permette di avere tutte le informazioni il più aggiornate possibile. E noi sappiamo, perché ce ne rendiamo conto tutti, che oramai la freschezza del dato, di qualunque dato, è uno dei, diciamo, dei criteri base. Non dico che è un dato che è vecchio, che ha 2 anni, è considerato completamente vecchio, però già lo prendiamo con le pinze piuttosto che un dato che magari è molto recente. Ma questo vale un po' per tutto. La prima cosa che andiamo a vedere è che data ha. Quindi un'API ci dà un certo tipo di garanzia di freschezza. Grazie. Allora, tra le domande ricevute, io cerco di riassumerle perché ce ne sono un paio che sono affini tra loro. E in particolare l'ultima ricevuta, poi vado un po' indietro nell'elenco, è quella di Pietro Battistoni, se leggo bene, che dice: sono previste sottoscrizioni gratuite per fare pratica con le API, ad esempio l'uso in una tesi di laurea o... Assolutamente sì. Prego. Vado? Vai. Sì, no, assolutamente, è veloce questa. Sì, assolutamente sì. Nel sito, anche qui, con Google TomTom Developer, è la strada più veloce. Si arriva nel sito dedicato agli sviluppatori, le API hanno la possibilità di poter essere usate, certo, con dei limiti, nel senso che non si può usarle per fare una demo, ma poi in realtà usarle commercialmente. Però assolutamente sì, c'è cioè la possibilità di utilizzare i dati, di poter fare diciamo, di poterli utilizzare senza gratuitamente, diciamo, a livello di demo, sì. Ecco, un'altra domanda, ma penso che qui abbiate già risposto o comunque dato spiegazione adeguata a inizio webinar, però chiedo conferma. Posso chiedere la discriminante sulle 25 città italiane? Se un sindaco di una città piccola vuole usare i dati per le statistiche sulla sua città, punto interrogativo, ovviamente penso. Avete già spiegato che è possibile farlo previo accordo Allora, inquirente. per il se la domanda credo che sia sul traffic index, quindi dove ci sono le 25 città. Allora, in realtà il traffic index è disponibile su tutto il territorio nazionale. Quello su cui TomTom fa un monitoraggio più, diciamo così, accurato, ma proprio preciso, sono le 25 città che sono state messe in elenco, selezionate,
perché è stato riscontrato nel corso degli anni che avessero, diciamo, una tendenza alla congestione maggiore di altre e avevano anche tutta una serie di altre caratteristiche, capoluoghi di provincia, numero di abitanti, estensione territoriale. Quindi quello, diciamo, che è la motivazione per cui sono state scelte per essere monitorate in maniera così specifica, per andare a fare poi anche un report a fine anno con tutte le caratteristiche. Detto questo, in realtà, navigando all'interno del Traffic Index e muovendosi sulla mappa, è possibile andare a vedere la situazione di tutte le città italiane, quindi di andare a vedere quelli che sono diciamo così, i flussi di traffico scorrevoli, quindi verdi, con ritardo, maggiore dettaglio, con blocco all'interno di qualunque città. Se posso aggiungere una cosa sola, se magari appunto, se c'è qualche magari sindaco di qualche piccola città, perché anche nel Road Event Reporter, quello che abbiamo detto prima alla community, c'è la possibilità di fare qualche visualizzazione di, per esempio, gli incidenti, qualcosa di particolare. Ecco, quello lì, per esempio, basta che ci scrivano, le nostre mail sono qui sotto e possiamo dare accesso, per esempio, al Road Event Reporter, che sia, non è riservato alle grosse città, qualsiasi città può aderire. L'importante è che utilizzi che ci inserisca qualche informazione, ecco. Grazie. Ci sono le Allora, nostre email, quindi anche. sì, queste si vedono, direi, chiaramente per tutti. La slide la lasciamo fino alla fine. Altra domanda interessante, credo, è quella di Vincenzo Del Fatto, nostro consigliere, che in pratica chiede se TomTom dispone o può rendere pubblico commercialmente o in modalità free le isocrone. Quindi per chi non lo sapesse, magari anche tanti o pochi che siano, si tratta delle linee che uniscono tutti i punti che presentano l'uguale tempo di raggiungibilità da un punto predefinito. Allora, non so, Raffaele. No, che ne sappia al momento no, può essere un'idea, perché noi siamo sempre alla ricerca di feedback per migliorare il prodotto, quindi che io sappia, adesso dico la verità, anche noi diciamo, usiamo questo move perché molto spesso noi ci facciamo le presentazioni ad altri e tutto, però ogni tanto mi capita anche a me di scoprire cose che, anche perché fanno le modifiche, aggiungono sempre cose nuove. Quindi, insomma, magari possiamo dare un'occhiata. Può essere un'idea. Sì, io aggiungo anche una cosa che noi abbiamo fatto, cioè, che forse questo, noi abbiamo fatto una selezione di alcune cose, cioè il Traffic Index, il Move Portal e il Mom as a Service. In realtà, diciamo, il portfolio di quelli che sono i prodotti per sviluppatori di TomTom è molto più ampio. Io posso citare, per esempio, che forse una cosa che si avvicina a questa domanda è il nostro prodotto che si chiama Speed Profile. Gli Speed Profile sono un prodotto che è fatto ad hoc per andare a utilizzare i nostri dati per pianificare in maniera corretta le rotte affinché siano raggiunte le destinazioni con degli orari, dei timing precisi, eccetera, eccetera. Quindi probabilmente un uso degli speed profile in quest'ottica, quindi delle isocrone, sicuramente si avvicina di più. Con il Move Portal lo vedo già un pochettino più complicato, però sicuramente quello a cui io veramente consiglio tutti è quello veramente di entrare sul nostro sito di sviluppatori che è developer.tomtom.com. Quindi è lì c'è il portfolio completo. Questo è veramente, non dico che è la punta dell'iceberg perché magari sembriamo superbi o che cosa, però veramente la quantità di servizi che sono disponibili per gli sviluppatori sono tanti, sono veramente tanti. Abbiamo fatto vedere più che altro qualcosa che adesso è molto richiesto, così per cui ci sembrava che avesse un particolare interesse, ma c'è Esatto. tantissimo Una sotto. domanda che devo fare perché magari è tra quelle curiosità che diciamo non tutti chiedono per chissà quale ragione, ma così, per vostra percezione, esiste un tratto distintivo su questo mercato che, come dire, caratterizzante dell'azione di TomTom in questa fase, cioè esiste un prodotto barra servizio che vi inorgoglisca maggiormente rispetto
ha competitor naturali oppure no? Qui mi sa che ognuno deve rispondere per sulla sua parte. A Mi sa me, di sì. prego, vai Vai. prima te allora, vai prima, vai prima. Vado prima io. Sì. Allora, io quello che mi inorgoglisce, devo essere sincera, per quanto riguarda soprattutto il Move Portal, da 2 anni abbiamo iniziato questa campagna di andare a parlare per creare delle partnership con alcune città italiane. Abbiamo proposto il Move, proprio in maniera ovviamente gratuita da utilizzarlo e tutto, e senza che poi ci fosse il fatto è un obbligo d'acquisto alla fine o che cosa? Assolutamente no. E alla fine di tutte queste, diciamo, prove, l'esito è stato, anche a distanza di tempo, ricordarsi dell'esperienza positiva, cioè, quindi vuol dire della semplicità, dell'uso, del supporto che è stato dato, perché non sono cose magari che vengono date chiavi in mano e lo usi e arrivederci, grazie. Noi vogliamo essere presenti, noi vogliamo creare veramente una partnership e una relazione con quelli che sono i nostri utenti. E il fatto di essere stati scelti una volta ed essere stati riscelti una seconda volta è quello che a me inorgoglisce di più, perché è la conferma della bontà del servizio. Certo. Invece se, diciamo, su quale di questi moduli, io la rispondo in maniera un po' diversa anche per dare un altro taglio, qual è il più interessante? Personalmente io impazzisco per l'Origin Destination, secondo me è veramente potente come tool e le possibilità di utilizzo. Mi sono veramente scoperto lì nei weekend a giocarci dentro perché dicevo, si potrebbe fare anche questo, cioè veramente secondo me è un tool, anche il Traffic Stat, anche il resto, però personalmente sono particolarmente, credo che l'Origin Destination, l'analisi Origin Destination sia veramente potente, che abbia delle capacità, delle potenzialità che ancora vanno tirate fuori. Grazie. Io darei la parola a Monica per andare lentamente a concludere. Prima, non ho altre domande perché non le sto leggendo, prima però vorrei lanciare una ipotesi di collaborazione, un'onda lunga di collaborazione con TomTom che si possa concretizzare anche in uno dei prossimi nostri webinar autunnali. E questo lo dico a te, Monica, lo chiedo a TomTom come disponibilità. Naturalmente ne faremo altri 3 o 4 durante l'anno, con tematiche anche differenti, evidentemente, ma mi auguro di avervi ancora, insomma, prossimamente come associazione. Monica. Grazie Valerio. Sì, io ovviamente rilancio l'invito, gioco doppio con rispetto all'invito di Valerio, perché appunto il portfolio è talmente ampio che i temi cari dell'associazione ci rientrano comunque in maniera perpendicolare o trasversale, no? Abbiamo parlato la volta scorsa di etica e comunque in qualche modo. Abbiamo visto anche l'approccio che TomTom ha verso questo tema così particolare. Quindi su questo sono molto sicura perché sulla possibilità, almeno mi auguro, di poter trovare ulteriori spunti diciamo, di dialogo con voi, di conversazione, di presentazione. Ovviamente il nostro auspicio è di poter fare quanto prima un incontro, la nostra conferenza annuale in presenza, perché ormai Certo. assolutamente vorremmo incontrare le persone, chiacchierare davanti a una tazza di caffè reale. Quindi, semmai a Napoli, visto che Chiara ha messo questo bello sfondo, quindi assolutamente. Con Quindi molto è piacere. l'augurio che facciamo. Tra l'altro, era prevista, diciamo, l'ultima che poi è saltata, era prevista proprio a Napoli. Siamo stati ospiti anche con quella precedente a Napoli, quindi uno scenario magnifico. E niente, quindi assolutamente io sono convinta che possibilità di, diciamo così, di collaborazione, di scambio, ecco, ci possano essere, dato appunto, come dicevo prima, l'ampio portfolio diciamo, degli interessi che sono a casa TomTom da questo punto di vista. Ma non solo, perché appunto io facevo anche quella domanda prima sul discorso dei giovani ricercatori, perché noi lavoriamo anche con
le università, lavoriamo anche con le associazioni degli ordini professionali, per esempio, quindi anche in quel caso potrebbero essere interessanti delle iniziative molto mirate e diciamo per dare delle risposte a requisiti ed esigenze specifiche di varie Certo. categorie di utenti con cui ci potremmo poi ulteriormente confrontare. Quindi diciamo che oggi è stata un'occasione per mostrare l'ampio ventaglio di opportunità che abbiamo a disposizione, grazie TomTom. Ulteriori approfondimenti poi potrebbero venire fuori tenendo di fronte appunto particolari tipologie di utenti interessati. Niente, ovviamente io non mi resta che ringraziarvi per aver accolto il nostro invito, che sarà diciamo, questo è il secondo incontro, ma ovviamente da quello che sto dicendo sto dando per scontato la vostra disponibilità, non potete dire di no adesso, davanti al professore Assolutamente che no. ascolta. Sì. No, scherzo, scherzo. Vabbè, da parte mia quindi vi ringrazio tantissimo, ringrazio anche Valerio che si è, diciamo, che ha fatto da apripista su questa collaborazione e tutti coloro che hanno partecipato.